Buongiorno dalla sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano. Anche in un tempo come questo, in cui bisogna assolutamente restare chiusi in casa, noi siamo qui a fare i turni di monitoraggio per garantire la sorveglianza H24 dei vulcani napoletani. L'Osservatorio Vesuviano è il primo osservatorio vulcanologico al mondo ed è sorto nel 1841. Oggi è la sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In questa sala si effettua la sorveglianza sismica dei vulcani napoletani, quindi del Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'Isola Ischia. Abbiamo una serie di monitor su cui vengono in tempo reale i dati provenienti dalle stazioni sismiche dislocate sul territorio. Abbiamo una parte di segnali che ci giungono dalla rete vesuviana, dalla rete sismica del Vesuvio, un'altra parte di segnali dalla rete sismica dei Campi Flegrei e ancora un'altra parte di segnali della rete sismica di Ischia. Ma oltre ai nostri vulcani, noi abbiamo anche delle stazioni della rete regionale e di Stromboli. Ma cosa succede quando si verifica un terremoto? Noi andiamo a fare la prima operazione, che è quella di misurare la magnitudo dell'evento. Quindi zoomiamo l'evento e facciamo il picking sulla scossa per misurarne la magnitudo. Quindi, una volta misurata la magnitudo dell'evento, andiamo a calcolare la localizzazione dell'evento. Quindi facciamo l'elaborazione del dato per ottenere le coordinate geografiche dell'area epicentrale e la profondità a cui si è verificato l'evento. Se la magnitudo dell'evento è superiore alla soglia, allora viene immediatamente stilato un comunicato ed inviato agli organi competenti, quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile Regionale e ad altri enti, i quali poi applicheranno i loro protocolli. In questa sala vengono acquisiti anche altri segnali geofisici e geochimici, come ad esempio le deformazioni del suolo e la temperatura delle fumarole. Dalla sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli vi salutiamo e Restiamo a restiamo a casa in casa in sicurezza. sicurezza.